Arianna Esposito e Gianni Caliandro. E sulle note di Fabrizio di André, Gianni e Arianna, signori, slow. Metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per mollo, chi se lo scioglie per professione. Bocca di rosa non l'uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non prendono certe iniziative, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettivo. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle convinte, la vostra con parole appunto, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E poi le andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, Leandro.